Bene, importiamo dentro Composite la sequenza che abbiamo renderizzato, naturalmente con diversi pass, quindi abbiamo la polvere più grossa, la polvere più sottile, lo sfondo e il canale Z-Dep del nostro desert. Andiamo ad aggiungere un nodo di Color Correction sRGB, al quale andiamo a collegare il nostro sfondo, lo portiamo nell'output, notiamo che torna tutto bene. L'output, per utilizzarlo al meglio, se quando andiamo a caricarlo tra le opzioni possiamo avere il color più alfa, quindi averlo alfato, oppure tranquillamente il colors, senza problemi. Andiamo a controllare anche per scrupolo di avere 16 bit, poiché abbiamo l'alfa, in questo caso sono a 16 bit, 16 bit e 16 bit, per cui abbiamo bisogno di avere un sRGB a 16 bit. Mettiamo qui. E andiamo a collegare, a creare il nostro compositing, quindi blend and comp, andiamo prima con la polvere un pochino più grossa, un altro blend and comp e la polvere un pochino più sottile. Andiamo a elaborare un pochino questa nostra polvere, andiamo ad aggiungere un tool da filtering sharper. Questo nodo ci permette di andare a, quindi a definire un pochino di più i contorni. Volendo, possiamo anche variare un po' la colorazione di questa nuova. Quindi andiamo a crearci un CC Basic e alla pick andiamo a elaborare un po' il contrasto. Aggiungiamo il nostro effetto di doff. Filtering, Lens Blur. Colleghiamo andiamo a collegarle con il masking. Invertiamola, vediamo che lavoriamo un po' sul Lens Blur. Ed ecco il nostro risultato finale. Volendo, al posto del nodo sRGB, possiamo inserire un nodo di CC Basic come Color Correction e andare a lavorare sul suo gamma, poiché se notiamo il gamma 1 assolutamente è sbagliato, ma se andiamo a portarlo a 2 è veramente molto elevato, potremmo riabbassarlo leggermente. Queste sono colorazioni, correzioni che si possono eseguire anche in un secondo momento. Quindi notiamo come anche lo sharper possiamo alzare o abbassare. Questo dipende molto da quello che si vuole ottenere. Possiamo modificare anche i metodi di fusione, quindi invece che avere uno screen, avere un normal, così via. Quindi avere diverse tipologie controlli per poter elaborare al meglio il nostro compositing.